la presentazione della regione viene fatta in senso antiorario, da nord a sud e da, diremmo, da occidente verso oriente, passando appunto dallo stretto. Sono indicati ben 13 itinerari che meritano tutti la nostra attenzione. L'opera aggiunge tantissimo alla conoscenza di questa regione, intanto perché non esisteva fino ad ora una guida archeologica che mettesse insieme tutta la complessa e articolata storia insediativa di una regione che è frutto, diciamo, dell'incontro di numerose etnie e culture che nei millenni si sono contaminate. È frutto di un territorio che ha una sua articolazione davvero molto particolare, tale da immaginare più che altro tante microregioni piuttosto che una sola grande regione. L'itinerario archeologico in qualche modo è lo strumento che ho utilizzato per raccontare, diciamo, la storia antica, l'archeologia, la cultura, direi tout court, dei vari distretti territoriali, appunto descritti secondo un itinerario che può essere anche un itinerario di visita. Quindi, diciamo, la soluzione editoriale che si è utilizzata in qualche modo serve, favorisce, diciamo, una visita diversificata, tematica, a più giorni all'interno della regione, e di fatto si sta dimostrando uno strumento incredibile, perché il volume è già alla quarta ristampa, che insomma per le editorie specialistiche è quasi un record assoluto. Quindi io sono venuto qui con piacere a presentare ancora questa opera, che ha avuto circa 70 presentazioni in tutta Italia, anche nelle regioni del nord, e che ha avuto, insomma, un successo editoriale inaspettato. Questa dimostrazione del fatto che c'è bisogno di raccontare i nostri territori, soprattutto c'è bisogno di riappropriarsi della propria identità culturale, che è un tema molto importante. Nel terzo millennio, nell'epoca del PNRR, riappropriarsi del territorio, partire proprio dalla resilienza di questi territori, un tema fondamentale, e diciamo questo tipo di opere in qualche modo colmano le lacune che sino ad ora abbiamo avuto. Intanto è un libro che si raccomanda perché viene a colmare una lacuna che c'era nella editoria specializzata, cioè mancava una guida articolata a tutti i siti archeologici della Calabria, tra l'altro a partire dal Paleolitico a finire al Tardo Antico. Nell'Alto Medioevo parliamo di migliaia di anni di giacimenti archeologici, di reperti che vengono presentati in maniera chiara, in maniera puntuale, con bibliografia aggiornata, con metodologia scientifica, per cui appunto il libro si raccomanda sia al turista interessato, ma ancora di più allo studioso che voglia intraprendere una seria e vera analisi del territorio, un territorio appunto così vicino a noi e legato a Messina da innumerevoli vincoli storico-linguistici e monumentali.